Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Benvenuti a una nuova puntata. Abbiamo ospite un grande artista, un grande musicista. Allora, tutti lo chiamano il grande batterista in inglese, ma noi siamo in Italia. Noi lo siamo in Italia e lo chiamiamo in italiano, Ivano Zanotti. A questo punto, la prima domanda che ci sorge spontanea, perché tantissimi ti conoscono, ma se ti dovessi descrivere oggi chi è Ivano, come lo descriveresti? Innanzitutto saluto naturalmente, ciao a tutti. Mi devo descrivere da solo, oddio, è difficile, autodescriversi è sempre difficile perché puoi essere o troppo poco, insomma, dipende dall'ego che uno potrebbe avere. No, Ivano dalla musica, vabbè, Ivano ha fatto un bel percorso e ho suonato con tanta gente, sono molto contento e continuo a farlo naturalmente e spero ancora per qualche anno almeno. Ci sono sempre scoperte nuove, musicisti nuovi, artisti nuovi, quindi sai, la musica è bello perché veramente non c'è mai fine, non si smette di imparare, non si smette di conoscere gente sempre che ti dà degli stimoli nuovi, quindi la bellezza incredibile di questa arte è proprio veramente che non c'è fine, quindi non riesci a stancarti, quindi non mi riuscirò mai a stancare di fare musica con chiunque, nel senso basta che abbia un livello buono, però non si smette mai quello. A livello invece Ivano totale andiamo molto bene, c'ho due figli che crescono alla grande e tutto bene, l'amore va alla grande, quindi meglio di così che devo fare. E invece, quando nasce l'idea di prendere un strumento che in realtà è a livello fisico è ingombrante perché occupa molto spazio, ma soprattutto poi, onestamente, i genitori che ti hanno guardato dicendo: ok, vuoi suonare musica, ma la batteria poi, sai, nell'iter familiare è un pochettino così, dice Cacerara, rumorosa. Quando appunto ti viene invece di prendere un altro strumento come la chitarra, il sax e tanti altri strumenti? Ah beh, quello, il perché è venuto, chi lo sa, quello è misterioso anche perché non vengo da famiglie musicisti o comunque appassionati. Dimo giusto, mia mamma era appassionata nel senso che ascoltava della musica, ma non così, a livello naturalmente amatoriale. Mio padre è sempre stato contro, lo è ancora, forse ancora adesso, però la mamma per fortuna ha vinto e quindi ha sopportato questa cosa. E ho iniziato, io abito un po' in montagna, quindi abito un po' isolato, quindi non ho mai avuto problemi per lo strumento rumoroso. Davo fastidio solo in casa, lì mi hanno sopportato molto volentieri. Cioè, volentieri, mi hanno sopportato molto bene, poi volentieri non lo so. Però diciamo che dopo un po', appena ho avuto insomma, l'adolescenza e così, mi sono fatto un posto mio, così sono uscito dalla casa e così non davo più noia anche in casa. Mi sono fatto uno studio mio dove potevo suonare senza problemi. Chiaramente la PIO è stato non facile perché un pochettino ha raccontato che il primo approccio musicale con un artista che poi tu citerai non è andato benissimo, ma è stato un punto di partenza comunque che ti ha permesso anche poi alla fine di
diventare piuttosto e crescere musicalmente? Cioè, beh, in qualsiasi lavoro naturalmente ci devono essere delle rotture, no? Cioè, nel senso dei momenti dove appunto devi crescere. E uno di quei momenti per me è stato appunto con grande Finardi, perché ero giovane e quindi no, non ancora all'altezza, sia musicalmente che psicologicamente soprattutto, di affrontare un artista del genere. Dovevo ancora fare la mia, come si dice, la mia gavetta, però mi era capitato che se vuoi dire di no, certe volte sarebbe meglio dire di no che dire di sì, però invece alla fine comunque serve tutto, perché comunque degli scontri che ti fanno crescere ci devono essere, anche perché sono quelli che poi fanno capire se veramente tu vuoi fare quello o no, perché se al primo scontro ci dai su, allora vuol dire che tu non eri portato per fare questa cosa qua. Invece, se ti fa crescere in questa maniera, allora vuol dire che qualche speranza c'è. E invece poi comunque vada, nel tempo è migliorato, è cambiato. Quanto è importante in fondo ascoltare, verificare, soprattutto tu nelle masterclass parli anche di, a livello di cavi, di tecnica, di tante cose, perché il rapporto non si è solo batteria, ma in realtà in una band ci sono tante componenti che devono essere come una piccola macchina che gira in unisono. Giusto? Certo, certo. E quindi E quanto è diciamo importante? che più si è andato avanti con gli anni, più non si può fare solo lo strumentista, cioè solo conoscere il proprio strumento e basta, cioè in questo caso la batteria o la chitarra, solo chitarra. No, devi conoscere comunque anche tutta la parte che viene dopo, quindi appunto, come dici, la microfonazione per la tua batteria, i cavi per la tua batteria, i preamplificatori per la tua batteria. Così riesci ad avere uno un dialogo più professionale con i fonici che dovrai lavorare, perché comunque quello che sentite il pubblico da fuori passa sempre attraverso un fonico e quindi dei microfoni, dei cavi. Se tu non riesci a trasmettere il tuo suono, la tua personalità, il fonico fuori potrebbe fare anche quello che vuole quasi. Invece ci vuole comunque un'interazione fra fonico e musicista proprio per ottenere questa sinergia qua, perché se no uno potrebbe veramente fare quello che vuole, quindi potrebbe essere anche più bello volendo, ma anche più brutto. Quindi lì ci vuole veramente una coscienza di tutto, e soprattutto adesso dell'elettronica, quindi computer. Io faccio anche il direttore musicale, quindi devi conoscere tutti i vari sistemi di computer, sequencer, tutti i vari plug che ci vogliono, i plugin che ci vogliono. Insomma, adesso ormai non basta essere solo strumentista, ci vuole tutto, perché naturalmente si è evoluta tutta la musica. E invece a questo punto che differenza passa a passare da essere producer, produzione, da essere soltanto musicista nella band? Quanta differenza c'è tra l'una e l'altra? Se c'è poi. Cioè, differenza c'è per forza, nel senso che se fai solo musicista, appunto, tu devi pensare solo al tuo strumento e a tutto quello che riguarda il tuo strumento e basta. Naturalmente il direttore musicale o il produttore o comunque il capo band che fa gli arrangiamenti, come posso fare io, appunto, dice con Loredana, e deve naturalmente avere altre nozioni. Quindi stiamo parlando di armonia, di solfeggio, stiamo parlando di tutta quella teoria musicale che ci vuole per conoscere le canzoni, per comporle e per arrangiarle. Quindi ci vuole anche un altro percorso musicale, non è solo quello di studiare il tuo strumento, ma bisogna studiare totalmente anche altre cose. Quindi c'è differenza, sì, cioè, se non fai anche altro percorso, non puoi essere anche naturalmente direttore musicale. Quindi io, avendo fatto anche il conservatorio, che lì mi ha dato, diciamo, il là su queste cose, dopo poi mi sono appassionato, sono andato avanti e parallelamente ho fatto anche questa cosa qui, che adesso con Loredana in primis soprattutto lo faccio costantemente. Poi dopo faccio anche le mie piccole produzioni, dove chi vuole, sia mie che per altri che mi hanno chiesto, dove posso fare, se no non potrei neanche.
deve farlo naturalmente. E noi nella cultura, noi veniamo dalla vecchia generazione dove sono cresciuto vedendo i batteristi che si sbracciavano negli anni 80, le band dove il batterista a distanza, oltre che poi isolato dall'altra parte, era molto spesso messo dietro, nascosto. Adesso erano molto scenici, si vedevano che sbracciavano. In realtà poi tutto quello sbracciare è soltanto un fatto scenico. Noi siamo cresciuti con i Rush. Poi parliamo di batteristi Def Leppard, ma anche Faith No More o i Poison, come. E secondo te, come è cambiato poi nel tempo la visione del batterista degli anni Ottanta con queste band dove si sbracciavano, poi a questi attuali che, dove i movimenti sono leggermente molto precisi, ma molto stretti, cioè non hanno tutta questa scenicità del passato. Lì adesso tu hai citato tutte band, diciamo hard rock, quindi nell'hard rock è ancora così, non è cambiato niente perché io stesso, anche quando comunque ci sono pezzi, anche solo con Linda Burke, pezzi più rock, comunque faccio questa scena qua, come dici te, ma un po' è dovuto proprio perché devi farla a livello sonoro, perché comunque quando fai dei pezzi hard, eccetera, la batteria richiede un certo tipo di volume, un certo tipo di suono che bisogna proprio alzare le braccia per ottenerlo. E poi dopo in più magari ci metti un po' di scena tua per spettacolo, naturalmente, quello è il classico spettacolo, che è sempre bello, secondo me, da vedere. Quindi su quel genere lì è ancora così, non è cambiato niente, perché uno ci vuole e due è bello da vedere. Naturalmente in genere più tranquilli, se fai proprio pop pop, è normale che non serve tutta quella fuga lì a livello proprio di batteria, come suono, eccetera, e sei più contenuto. Quindi dipende sempre dallo stile che fai, non è che non ci sono più, ci sono sempre, ma dipende dallo stile che fai. Tu hai citato tutto hard rock, ma c'è ancora adesso, anche i nuovi hard rock di adesso lo fanno. Se naturalmente dici invece altre cose più tranquille, invece era uguale anche una volta, insomma, diciamo. Beh, chiaro che io sono nato ascoltando anche Vasco Rossi, ma come Vinicio Capossela e Franz Campi. Con Vinicio naturalmente non è che puoi fare tante quelle cose lì perché proprio non è, a parte che non ci starebbe anche a livello di immagine, ma proprio lo strumento non richiede quelle cose lì. Molto spesso nei concerti, perché domanda? Perché chi è in tournée con l'artista spesso e volentieri non fa l'album dello stesso artista, ma vediamo che negli album, quanto uno, come noi leggiamo spesso e volentieri, i Certo, fogli certo. illustrativi, notiamo che in realtà il batterista o il bassista o il chitarrista non corrisponde poi neanche in tutto l'album, ma è specifico a Certo. volte, da brano a brano. Sì, quella è, diciamo, è una moda venuta fuori da ai 90-2000 in poi, diciamo. Sinceramente anch'io lo capisco il giusto, soprattutto quando hai un gruppo magari da diversi anni con lo stesso cantante. Un conto i cantanti che ogni tour cambiano band, allora lì è uguale. Ma ci sono stati un sacco di cantanti che hanno tenuto delle band per veramente diversi anni, come appunto citavi Vasco, come Le Bue, come insomma, tanta gente, che anch'io trovo un po' illogica questa cosa, però lì da quando sono entrati i produttori, soprattutto negli anni 90-2000, che praticamente davano in mano tutto al produttore, il produttore decideva la sua squadra e quindi aveva la sua squadra, portava dentro la sua squadra, basta. È dato da quel fatto lì e basta. E invece tu hai suonato in alcuni singoli di Vasco. E qual è l'aneddoto? Ricordi in particolare uno dei singoli che hai suonato Vasco con Vasco in studio? E qual è un ricordo che c'è in particolare dei brani che hai suonato?
C'è qualcosa in particolare? Ma un aneddoto, oddio, un aneddoto, no, beh, sono andato lì in studio con il produttore di allora che era Guido Elmi, compianto Guido Elmi, e c'era già anche Vince Paston come suo braccio destro, e niente, cosa particolare che mi sono detto, bella camicia. Però del resto è andato tutto bene, quindi non è che ci fossero delle cose particolari, particolari con lui piuttosto che con un altro. Non è stato molto, molto naturale, sono andato in studio, solito ci si scambiano le idee, si suona, si fa e tutto molto bene. Invece noi viviamo una cultura musicale italiana che è diversa un pochettino dagli altri stili, come l'americano, dove mi pare aver capito sono un po' più selettivi, cioè ognuno se vuole fare jazz fa solo jazz, mentre l'italiano, perché poi in Italia importiamo spesso e volentieri anche nei tournée di generi diversi che non batteristi anche importanti, ma che si dice ci azzecca poco con quel genere che poi andrà a suonare. Che sbagliano, semplice. Sbagliano la scelta e basta, però decidono loro, spendono i soldi loro e quindi se li vogliono buttare via, non lo scelgono. E invece quanto è importante la scelta degli strumenti caso tuo? Nei vari tipi di concerti che andrai a fare, quanto sono importanti, soprattutto la selezione precisa per poterti cioè, poter essere affine al brani che stai andrai a suonare. Beh, la scelta dello strumento è importante per tutti, naturalmente, cioè, ognuno ha i suoi, c'è chi ha dei sponsor, c'è chi non li ha, io ce ne ho, belli belli, che mi piacciono molto, cioè, più che altro poi, cioè, dopo lo strumento deve diventare anche un po' tuo, quindi ci sono tanti strumenti che possono essere belli, ma naturalmente non è che puoi averli tutti, quindi dopo un po' devi iniziare a capire quello che più ti va bene a te stesso quando lo suoni in te, perché se io suono la mia batteria, con me suona così, ma un altro suona la mia batteria, non suona così, suona diverso perché lui ha il suo stile, il suo tocco, tutto. Quindi devi alla fine vedere dove, cioè quale strumento preferisci te. Quindi quando l'hai trovato, dopo allora scegli nel caso di batteria, dopo ci sono le misure da scegliere, quindi a seconda del tour scelgo delle misure di tom o di cassa o di rullanti diverse piuttosto che un altro. Però lo strumento è quello, scelgo solamente, adatto solamente le misure a seconda del tour che vado a fare. Invece a livello emozionale, secondo te, come è cambiato le tue sensazioni emozionali dal primo live che hai fatto a tutt'oggi? E se effettivamente quella quarta platea un pochettino ancora resta quella sensazione diversa oppure nel tempo un pochettino si è modificata? Certo, vabbè, allora, modificata per forza perché diciamo non ti abitui perché non ci si abitua mai al pubblico, al bel pubblico non ci si abitua mai, cioè nel senso è sempre bello averlo, però ti abitui nel senso a controllare di più le tue emozioni. Ecco, su quello ci si abitua naturalmente, quando dopo che hai fatto naturalmente 2000 concerti in giro per l'Italia, dal bar al pub, al locale, al teatro, al palazzetto, allo stadio, insomma, dopo è tutta un'esperienza che ti viene addosso, che naturalmente riesci a controllare di più le tue emozioni, però non ci si abituerà mai al pubblico, nel senso che è sempre una cosa talmente bella che la vivi ogni sera, ogni concerto, la vivi nella tua maniera. Poi dopo devi controllare perché sennò non riusciresti a suonare, però la vivi comunque ogni concerto a sé. E invece qual è hai girato tanti stadi con Ligabue. Sì? Noi abbiamo conosciuto anche Marco Ligabue. Però qual è tra tanti concerti, secondo te quello che in realtà è stato, come dire, l'apoteosi? Cioè quel giorno è stato così perfetto, così bello, così emozionante, in realtà che dici.
Da quel palco avrei suonato 50 ore e non sarei sceso, perché mi ha dato Chiaro. quella sensazione, perché proprio Certo. era al massimo. Certo. Adesso quello bisogna scendere dai palchi perché dopo un po' rompi anche le scatole al pubblico, quindi bisogna scendere. Però a parte quello, adesso è sempre difficile naturalmente fare delle classifiche. Diciamo che ce ne sono un po', cioè uno può essere Amiche in Arena del 2016 con tutte le cantanti donne, era un concerto per il femminicidio, con tutte le cantanti donne italiane, io facevo parte della band, quello è stato veramente il concerto, infatti c'è anche il DVD, eccetera, che è rimasto veramente fatto molto bene. Poi naturalmente il primo San Siro con Ligabue è sempre una cosa da ricordare, perché comunque San Siro da vedere dal palco è veramente. È più bello da vedere dal palco che vedere da fuori, ma San Siro, sinceramente. Però tanta roba. Poi, non per ultimo, il mio stadio di Bologna, è lì quando suonavo nella mia terra, naturalmente, nello stadio, quindi nel posto più grosso che puoi suonare a Bologna, è stata naturalmente una gioia incredibile, perché c'avevo poi anche i miei familiari, i miei amici, eccetera, insomma. Insomma, ce ne sono tanti, ne potrei dire ancora, quindi anche concerti molto più piccoli rispetto a questi, perché come ho sempre detto, club o i teatri o comunque locali, quando sono pieni, che sei tutti lì più concentrati, eccetera, danno un'emozione pazzesca che non hanno niente da invidiare, anche uno stadio perfetto. Quindi ci sono tanti concerti in club o teatri che sono stati magnifici. Quindi non ne posso dire uno perché sarebbe sminuente rispetto anche agli altri, ma insomma, un po' te l'ho detto. Invece, i ragazzi che tu insegni anche, qual è la domanda più frequente che ti pongono i ragazzi? E la risposta più frequente che riesci a dare, senza essere retorico? Ah, beh, la domanda più frequente dei ragazzi è sempre: come si fa a diventare come te? Cioè, come te, nel senso, come si fa a diventare un batterista che suona in giro, eccetera. E lì la risposta non esiste. Dico, beh, se lo sapevo, iniziavo 20 anni prima anch'io, però ho fatto 20 anni di gavetta e dovete farla anche voi. Quindi iniziate a muovere il culo e arrangiatevi. E invece vedere nei loro occhi, praticamente, quando i ragazzi si approntano, ti incontrano, oltre a essere un po' a volte titubanti, però li vedi con quegli occhi che sono accesi, che cercano di capire anche con i tuoi atteggiamenti, di capire, perché a volte tu dici bisogna osservare, rubare con gli occhi, e in tante professioni questa cosa è importante. Certo, Però certo. quale sensazione provi vedendoli effettivamente con quella voglia, li vedi con quella voglia proprio di imparare? In quel momento cosa, cioè, quale sensazione provi se riesci a dare poi alla fine quel punto che loro cercano forse? Beh, allora l'insegnamento naturalmente è un altro mestiere rispetto naturalmente a suonare, perché lì devi veramente dare la tua esperienza, le nozioni giuste, musicali, e devi creare questo collegamento con l'allievo per trasmettere più passione possibile, cosa che dovrebbe già avere, però tu gli devi trasmettere ancora di più per fargli capire che comunque è un mondo bellissimo quello che stanno ad affrontare, difficilissimo, ma bellissimo. Però, come tutte le cose belle, non possono essere facili, naturalmente. E quindi lì dai, sono sensazioni diverse da quando suoni, però vedere un allievo, io insegno al conservatorio, quindi vedere comunque un allievo che arriva alla fine di un percorso, che si laurea, che si diploma in maniera eccellente, ti dà una soddisfazione immensa come insegnante, naturalmente. Quindi, e soprattutto poi dopo vederlo andare fuori a suonare, e vederlo andare proprio ad ascoltare, vederlo sul concerto dove suona lui, che sai che mezza creazione tua, che l'altra mezza naturalmente ci metti sempre del tuo, però la metà, diciamo, didattica può essere tua, è una cosa veramente molto bella, e appaga tanto anche questa.
E invece, tanto sicuramente questa domanda ti è stata fatta, qual è stato il primo incontro con, nel caso parliamo di Luciano, ma anche da Loredana, che sicuramente è stato un po' particolare o comunque una cosa semplice, cioè, buongiorno e a posto. Allora, beh, con Loredana abbiamo fatto proprio un provino, quindi dentro la sala prove, noi eravamo lì, pronti, lei è arrivata, ciao, e poi abbiamo iniziato a suonare, quindi abbiamo fatto proprio un provino classico, diciamo. E quindi è arrivata, mi ha suonato, dopo 3 pezzi, ha detto va bene, ok, a posto. Quindi molto così, molto, diciamo, formale e classico. Con Luciano, il primo lavoro musicale è stato nel suo studio, perché prima ci eravamo conosciuti al compleanno di un suo amico, cioè del suo chitarrista Federico, e poi dopo abbiamo fatto una cosa in studio da lui, prima appunto di chiamarmi per il live. Quindi sai, in studio dopo ci sono appunto, c'è cioè, il lavoro naturalmente per scambiare le idee, poi in studio comunque hai modo di parlarci un po' di più, eccetera. Quindi, ma Luciano è una persona così tranquilla, così normale, che ci parli proprio tranquillamente, come quasi se lo conoscessi, insomma, anche se non lo conosci, insomma. Quindi è molto, una persona veramente molto educata e gentile. Quindi, andate in studio, a parte lavorare, scaveva due chiacchiere, tutto molto tranquillo e bello. Certo, l'incontro con Loredana, però è arrivato, cioè è iniziato a lavorare con Loredana nel momento un po' più difficile, il periodo della storia di Loredana. Però è stato un periodo, poi alla fine, in fondo, è stato un periodo, è vero, difficile per la sua crescita, ma poi nel tempo è stata rivalutata perché effettivamente da lì è stato un partire in crescendo. Certo, sì, no, lì è stata la manager che ha voluto che lei addirittura veniva da 4-5 anni che suonava da sola, cioè con le basi, quindi proprio era un periodo veramente brutto sia artisticamente che suo personale. Poi a un certo punto ha preso, insomma, la presa di forza, diciamo, ha detto dobbiamo iniziare a fare qualcosa del tuo livello, perché Loredana comunque è un'icona, una leggenda comunque della musica italiana, quindi non si poteva vederla così. E quindi ha deciso di fare questo provino per la band, mi ha chiamato a me, che io ho fatto la band, mi ha chiamato a me per fare la band. Quindi sono partito già come direttore musicale dall'inizio e niente, ho fatto la band. Dopo abbiamo iniziato e lì piano piano veramente è sempre stata una crescita. Infatti, diciamo, siamo risaliti tutti insieme, per quello c'è anche un bel legame. Insomma, ormai è già 11 anni che sono con lei e quindi è stata una bella cosa questa risalita insieme. L'utilizzo del metronomo mentre si ascolta, cioè c'era il metronomo sulle, quando in cui può capitare che quel metronomo si attenui oppure scompaia all'improvviso, è un problema oppure prosegui indifferentemente, ma poi ti cerchi di capire, mandare segnali onde radio amiche, citando di un cantante. Ah, Beh, se la canzone appunto ci sono delle basi, delle sequenze, è un problema. Sì, se va via il metronomo. A parte che è un problema perché è andato via, perché non deve andare via. Quindi è un problema proprio tecnico già il perché è andato via. Ma il secondo problema, che è quello più grande, che è quello che ascolta il pubblico, perché il pubblico non sente il metronomo, sentiamo noi. Ma quello che si vede proprio è che dopo tu non riesci più ad andare a tempo con le sequenze. Un conto se suoni live e usi il metronomo solo per tenere il tempo, è ok. Ma se in quel brano lì ci sono delle sequenze, se ti si spegne il metronomo è un grosso problema. Però vai avanti per forza, quello non è che. Però possono nascere delle cose a livello di ascolto che possono essere non tanto belle. L'ultima curiosità, noi abbiamo conosciuto il tecnico che montava le batterie, gli Iron Maiden, e disse durante un'esibizione gli si rompe la gran cassa, gli si ruppe, dovettero cambiare il telo, cioè
al volo mentre questo bella, bella. continuava, proseguiva. Quindi problemi tecnici di questo genere non hai avuti mai, penso, spero. Sì, allora no, la cassa, no, per fortuna, perché la cassa diciamo, è quella più scomoda da cambiare e che ci vuole anche più tempo, quindi per il backline diventa un problema grosso, però sì, beh, rullanti se ne rompono senza problemi, bacchette se ne rompono finché ne vuoi, tom, insomma, tante cose si possono rompere, delle cose elettroniche si possono rompere, quindi no, sono successe tutte, mi manca solo la cassa che... diciamo che devi stare attento alla pelle della cassa quando si usura troppo di cambiarla per tempo, perché la pelle della cassa è veramente un problema dal vivo. Se ti capita invece un rullante, ce ne hai sempre qualcuno di scorta, anzi, devi averne sempre qualcuno di scorta, e quindi tac, lo cambi come un tom, come qualcos'altro. Però la cassa devi sempre stare un po' attenti, perché è un po' scomoda. Guarda, noi ti ringraziamo perché ci hai raccontato un pochettino il mondo della batteria, perché E per noi. dobbiamo anche fare vive i backliner, perché i backliner sono grandi persone che servono veramente tanto a noi musicisti, quindi facciamo vive i backliner. Ma infatti la band non è composta soltanto dai 3, 4, 5 elementi che sono sul palco, ma in realtà Certo. sono 15, 20, 30 persone che dietro lavorano in unisono o in una grande famiglia che fanno crescere Certo. e portano avanti l'unica cosa importante che poi alla fine che è lo show che andrete a presentare. Assolutamente, vabbè, certo, ci sono i backliner, i fonici, che sono parte integrante della band, perché senza di quelli la gente non potrebbe ascoltare, e noi invece per il fonico palco non potremmo sentirci bene noi per suonare bene. E no, c'è tanta gente, quindi grazie. E quindi io, guarda, io intanto ti ringrazio, spero di Sempre. poterti riascoltare prossimamente, così parleremo un pochino più a livello tecnico della batteria, perché tu nelle tue lezioni spieghi tante cose, perché ragazzi vogliono sapere, Certo. vogliono conoscere, e la batteria ha tante cose particolari che poi si possono sviscerare. Tanto nel frattempo noi ti ringraziamo, ci mancano una cosa fondamentale, i saluti finali. Chi dobbiamo salutare? Tutti quanti, Chi nessuno salutiamo? escluso. Salutiamo tutti. Salutiamo tutti, ma certo, salutiamo la musica, che è la nostra grande passione, e quindi gli diamo sempre omaggio tutte le volte che possiamo. Salutiamo appunto tutti i backliner, fonici e addetti alla riuscita dei concerti. E niente, salutiamo poi tutti i miei amici, colleghi, artisti con cui suono. E poi salutiamo naturalmente i grandi affetti che abbiamo. Sporticeno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata.